Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'influenza. I sintomi dell'influenza, o flu in inglese, possono variare da lievi a gravi e possono includere una combinazione dei seguenti sintomi. Febbre. La febbre è uno dei sintomi comuni dell'influenza. La temperatura corporea può aumentare improvvisamente e raggiungere valori elevati. Mal di gola. Il mal di gola è spesso uno dei primi sintomi e può essere doloroso. Tosse secca. La tosse può essere secca e irritante. A volte, la tosse può progredire verso una tosse produttiva con espettorato. Congestione nasale e naso che cola. Il naso può essere congestionato o può colare. Mal di testa. Un forte mal di testa è un sintomo comune dell'influenza e può essere accompagnato da dolore agli occhi. Dolori muscolari e articolari. Si possono verificare dolori muscolari e articolari diffusi, spesso descritti come dolori in tutto il corpo. Affaticamento. L'influenza può causare una sensazione di estrema stanchezza e debolezza. Brividi e sudorazioni. I brividi e le sudorazioni possono alternarsi con la febbre. Perdita di appetito. Molte persone con l'influenza perdono l'appetito. Mal di stomaco e diarrea. Sebbene meno comuni, alcuni casi di influenza possono presentare sintomi gastrointestinali come mal di stomaco e diarrea. È importante notare che i sintomi dell'influenza possono essere simili a quelli di altre infezioni respiratorie come il raffreddore comune, ma l'influenza tende ad essere più grave e può portare a complicazioni, specialmente in individui più vulnerabili come i giovani, gli anziani e le persone con condizioni mediche preesistenti. L'influenza è altamente contagiosa e si diffonde facilmente da persona a persona attraverso le goccioline respiratorie emesse quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Per prevenire l'influenza, è consigliabile vaccinarsi annualmente, poiché il virus influenzale muta frequentemente, praticare buone norme igieniche come il lavaggio delle mani frequente e evitare il contatto ravvicinato con persone infette. In caso di sintomi gravi o peggioramento dei sintomi influenzali, è importante consultare un medico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.